nostro menu, per esempio, oggi prevede diversi elementi del bollito. Innanzitutto il classico bollito misto piemontese, che comprende i 7 tagli di carne. In questo caso specifico stiamo utilizzando soprattutto bue grasso di Carrù e manzo di fassona piemontese. Il bue grasso di Carrù è una carne che appare molto scura, con diverse marezzature di grasso che la rendono tenera. Una carne veramente eccezionale, un gusto incredibile. Stiamo utilizzando lo stinco, la scaramella, il brutto e buono, il tenerone, la lingua di vitello, la testina di vitello, la guancia, il cotechino, insieme poi logicamente al pollo ruspante, gallina ruspante. Utilizziamo 5 condimenti. La salsa verde, bagnetto verde, tipica piemontese, la faccio semplicemente con prezzemolo, capre e acciughe, olio extravergine d'oliva e un po' di aceto, perché non voglio che vada a intaccare troppo i gusti. Poi abbiamo fatto una salsa rossa, però utilizziamo tutte le verdure, carote, cipolla, sedano, aglio, vengono soffritti, poi si aggiunge del pomodoro sia in conserva che crudo, si fa cuocere abbastanza lungo, si aggiunge un po' di peperoncino, un po' di zucchero per dargli un po' di dolcezza e poi verso la fine si aggiunge anche un po' di aceto. In questo modo si ha questa salsa agrodolce molto intensa che si abbina veramente molto bene ai bolliti. Poi abbiamo la senape di Digione, sia in grani che in crema, poi non può mancare la mostarda di Cremona e poi una salsa bernese che è fatta a base di tuorlo, aceto, in questo caso noi usiamo aceto di mele, il dragoncello e burro fuso. Questo è un po' il quadro generale del bollito piemontese. Antipasto, abbiamo fatto le polpette di bollito, ho preso della polpa di fassona già cotta bollita, ho messo un terzo più o meno di mortadella, quella con i pistacchi di Bologna, e più o meno un terzo di pane, che può essere pane avanzato, importante che non sia secco, ammollato con del latte. Ho tritato tutto insieme con una manciatina di prezzemolo. Una volta tritato ho aggiunto il grana padano, un po' di noce moscata o salato e delle uova. Ho fatto questo impasto. Abbiamo notato che non è giusto né infarinarla né impanarla. Cuocendola in burro chiarificato si forma una piccola crosticina che è veramente piacevole. La serviamo con una maionese alla senape, insieme dei piccoli spiedini di salame cotto e porcino sott'olio. Come antipasto abbiamo fatto anche con il tenerone, sempre bollito, un aspic. Utilizzando il brodo abbiamo utilizzato l'agar-agar, che è una gelatina naturale, e abbiamo creato questi strati di carne e gelatina in maniera che sembrasse quasi una millefoglie, e vengono serviti con una crema di pera e rafano, un gel di prezzemolo, un po' di melograno, della polvere d'olio, cioè un piatto veramente intenso e gustoso. Poi con lo stesso ripieno delle polpette di bollito, utilizzando anche il prosciutto crudo, abbiamo fatto dei tortellini che serviremo con il brodo del pollo ruspante, per non stare completamente in Piemonte, quindi siamo andati anche un po' in Emilia. Il classico bollito misto piemontese. Un'acqua bollente a cui si aggiungono le varie verdure, dalla cipolla, carota, sedano, un po' di prezzemolo sia in foglie che a gambi, la classica fogliolina d'alloro, un po' di pepe in grani, il sale. A questo punto abbiamo la pentola dove metteremo tutti i tagli di carne, tranne la testina e la lingua, che faremo cuocere in un'altra pentola sempre preparata allo stesso modo, perché hanno innanzitutto molto più grasso. La lingua ha un gusto abbastanza intenso, quindi andrebbe un po' a intaccare quello che è il gusto delicato delle altre carni. La stessa cosa la facciamo con il cotechino cuoce in una pentola in acqua fredda, separato dagli altri, perché anche il cotechino ha dei sapori, dei gusti che sono troppo forti. E la stessa cosa la facciamo con il pollo e la gallina o il cappone. Il cappone ha il suo gusto, ha una sua struttura, ha il suo grasso oltretutto, quindi dovuto dalla pelle, non è giusto metterli a cuocere insieme, perché comunque anche col cappone noi andiamo poi a servire i tortellini.